canale YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi diversi soggetti che avranno modo di essere presentati a dovere, ma l'occasione ci è data dalla pubblicazione di Giocare nel Medioevo di Giancarlo Ceccoli, pubblicato da AIEP Editore nel 2020, 128 pagine per 28 euro. Quindi un testo che ci introduce soprattutto nei giochi da tavolo fra tredicesimo e quattordicesimo titolo, come recita il sottotitolo. E io, che amo non perdermi in chiacchiere inutili, do subito la parola al nostro consigliere del direttivo Giuseppe Bianchi, che vi introdurrà a questo incontro. Prego, Giuseppe. Allora, intanto è un piacere avere con noi, insieme all'autore del libro Giocare nel Medioevo, Giancarlo Ceccoli, anche Riccardo Masini, con cui abbiamo iniziato un percorso di intreccio, incontro tra Italia medievale e la simulazione storica, il gioco storico. Abbiamo due diciamo protagonisti di quello che si può chiamare il mondo del gioco storico. Non dico in Italia perché Giancarlo Ceccoli è sammarinese, ma possiamo dire nel contesto italofono, così includiamo San Marino e anche un pezzo di Svizzera, via. E quindi in questo, diciamo, mondo del gioco storico italofono, Riccardo Masini intervisterà Giancarlo Ceccoli, che vado brevemente a presentare. Per parafrasare un poeta potremmo dire che è un uomo di multiforme ingegno, perché è uno scrittore, ha scritto già un importante libro sulla simulazione storica e Giocare nel Medioevo, che è giunto alla sua seconda edizione, a circa 10 anni dalla prima. Fondatore e animatore della società di giochi sammarinesi, che oramai ha una storia più che ventennale, è molto attiva non soltanto nella Repubblica di San Marino, ma anche nei dintorni e nel panorama del nord, del centro nord italiano, e è anche un rievocatore, perché con la sua compagnia, che ha un nome che c'entra anche con il libro di questa sera, porta delle ricostruzioni di vita e ambienti medievali, e per finire è anche un board game designer, oltre che un accanito giocatore di wargame, perché ha scritto, ha creato Capitaneus et Defensor, dedicato alla storia di San Marino. Io lo chiamo una pietra miliare perché penso che sia il primo gioco storico di livello su San Marino, ma anche fatto da un italofono a questi livelli di periodo e di differenza rispetto a dei normali giochi da tavolo. Lascerei la parola allora, finalmente, al nostro coospite di questa sera, Riccardo, a te la palla. Salve a tutti, è veramente un piacere avere qui con noi Giancarlo. Io ho avuto già modo di fare un po' una chiacchierata con lui su quest'ultima edizione del libro, ma del suo libro sul gioco nel Medioevo, ma poi anche in altre sedi, in altri canali, diciamo così. Io vorrei subito passare la palla a mia volta a Giancarlo, un po' per presentarsi, anche perché nel mondo del gioco lui è veramente molto molto conosciuto ed è anche un grande personaggio del mondo della rievocazione medievale, e in particolare io volevo un pochino esplorare con lui, un po' per cominciare questa chiacchierata insieme, proprio le sue attività nell'ambito del reenactment medievale, perché noi del mondo del gioco, il caro Giancarlo lo conosciamo moltissimo per quello che fa, la sua grande e bellissima convention di San Marino, la San Marino Game Convention, però ecco, vorrei anche che il pubblico di Italia Medievale conoscesse Giancarlo Reenactor.
che poi le due cose si vanno a intrecciare. Questo libro, Giancarlo, è un po' l'incontro tra queste due grandi passioni, no? La rievocazione medievale e il gioco, sia il gioco storico, il gioco di simulazione, ma che è il gioco tradizionale medievale, il gioco tradizionale storico in tutte le sue accezioni. Allora, Giancarlo, cominciamo un pochino assieme, vediamo un po'. Allora, come ti nasce questa passione per il Medioevo, per la storia medievale, per il vivere la storia medievale? Allora, intanto buonasera a tutti e grazie prima di tutto a tutti voi, oltre che per l'invito, anche per le belle parole che mi state dicendo questa sera. Non vorrei che fossero in parte anche esagerate. Comunque, vi ringrazio veramente. Sempre modesto, Giancarlo. No, vabbè, adesso. Allora, per quanto riguarda l'idea di fare questo manualetto, come lo chiamo io, nasce più o meno nel 2003. Perché nasce nel 2003? Perché, come diceva appunto poco fa Riccardo, io già fin dal 98-99 avevo già un gruppo di amici qui tra la zona di San Marino e Rimini, insomma, in particolare, con i quali ci frequentavamo e giocavamo già i primi board war game, quindi i primi nostri giochi, ex encounter, le prime battaglie, eccetera eccetera, fra cui anche alcune battaglie medievali e quant'altro. Ma fra i numerosi giochi che acquistai all'epoca, in quel periodo ce n'era uno della ditta che si chiamava all'epoca Avalon Hill, era Republic of Rome, che permetteva e permette tuttora, perché è stato poi anche ripubblicato, di ricostruire in maniera anche un po' astratta la storia della Repubblica Romana. Io, che non sono un inventore di giochi in realtà, anche se mi piace spesso e volentieri prendere dei sistemi e creare scenari specifici e in quel caso adattare la storia di San Marino a quel sistema di gioco, appunto all'epoca nel 95-96, se ricordo bene, avevo progettato questo gioco da tavolo sulla storia di San Marino. E ho avuto la fortuna nel 97 di vederlo pubblicato sempre da questa AIEP qua di San Marino, che erano rimasti entusiasti all'epoca per questa idea. In effetti è stato il primo, ed è tuttora il primo, sì, lo dico anch'io, di un certo livello sulla storia di San Marino mai pubblicato qua in Repubblica. E sull'onda di quella pubblicazione, di quel gioco, bello o brutto che sia, questi sono altri discorsi magari, però all'epoca l'editore ebbe la bellissima idea di farselo presentare a San Marino durante quelle che all'epoca si chiamavano le giornate medievali sammarinesi. Le facciamo tuttora. Però ci misero in costume, in costume del 600, 700, se ricordo bene, e noi con una versione, come dire, ingrandita della mappa, degli accessori, presentavamo il gioco appunto con lo scopo di venderlo ai visitatori occasionali, o comunque i sammarinesi che parteciparono, insomma, a quelle giornate medievali. Da quell'anno non ci siamo più fermati, perché il regista di quelle giornate medievali rimase così un po' sorpreso di questa nostra attività, e tenete presente che fino a tutto il 2001 addirittura abbiamo partecipato a questa rievocazione storica. Forse è un po' una parola grossa per l'evento di San Marino, lo chiamerei più una bellissima festa medievale qui a San Marino, fra le nostre rocche, in mezzo alle nostre mura, eccetera. E abbiamo sempre addirittura giocato anche i nostri wargame, quindi presentavamo i giochi da tavolo che io acquistavo, che giocavo con i miei amici durante queste manifestazioni. Poi dal 2001 è successa un'altra cosa: ho avuto fra le mani lo studio di un professore romano su questo libro dei giochi di Alfonso X, e di lì sono partito con lo studio dei tavolieri che poi tratto in questo mio manualetto, insomma. Questo è un po' l'inizio di tutta la storia, insomma, quanto riguarda l'idea di... Poi naturalmente, dopo diversi anni che facciamo questa attività, con l'esperienza maturata insieme al gruppo, insieme ai miei amici, appunto è venuta la voglia di scrivere delle note ed è nato il primo giocare medievo nel 2004. Quindi sono passati 16 anni, non 10 anni addirittura, dalla prima edizione. È un bel po' di tempo, eh? È un bel po' di tempo, sì. Ho sentito dire meraviglie della convention di San Marino,
Anche e non saranno mai abbastanza, Giuseppe, non saranno mai abbastanza. Noi ti aspettiamo un anno, eh? Magari quest'anno che adesso che arriva. Molto che adesso... volentieri, faccio l'invito in diretta questa sera, veramente, Maurizio. Perché guarda, è veramente un'esperienza, è veramente un'esperienza. Ma è un'esperienza bella. Io ho avuto modo di parlarne diverse volte, Giancarlo lo sa, sia quando ho parlato con lui che altre volte sul mio canale YouTube vlog, che è appunto dedicato ai giochi di simulazione, eccetera. È un'esperienza bella perché è un'esperienza veramente per tutti, cioè non solo per appassionati, perché voi dovete immaginare, dovete pensare alla grande convention tipo Lucca, in parte anche tipo Modena, cioè soltanto per l'appassionato che va lì, l'enorme fiera, eccetera. Sì. È una cosa che voi state dentro questo bellissimo albergo di San Marino con la vostra famiglia, ci sono delle... quindi voi state, passate anche tutta la giornata a giocare, ma la famiglia sta lì in albergo, ci sono le piscine, c'è la parte termale, c'è tutta la zona bellissima da vedere. A me piace veramente tanto San Marino, perché è veramente un momento di... un modo di vivere questo contatto con la storia molto vicino alla quotidianità, alla normalità, cioè non una roba da qualche fissato e basta, però veramente aperta a tutti e veramente molto molto accessibile. Io però proprio per chiudere il discorso della convention, che appunto dicevi tu, non è solo una fiera ma è fatta per chi ama giocare e vivere l'atmosfera, no? Soprattutto non è una fiera. Trovi i pezzi, ma è proprio fatta, è una convention dove i giocatori si trovano per giocare, si può dire proprio... Guarda, la convention è proprio, veramente è un altro pezzo della mia vita e qui ci tengo tantissimo. Tra l'altro... La convention è veramente una storia, anche qui abbiamo arrivata, quest'anno chiaramente è saltata, maggio scorso per ovvi motivi. Adesso abbiamo rimesso in programma per il 30 aprile e 1 e 2 maggio 2021, incrociamo le dita. Incrociamo tutto e veramente vi facciamo in bocca al lupo. Ce ne ha parlato benissimo anche l'amico Andrea Sant'Angelo, che saluto quando vedrà il filmato, che è stato anche lui ospite e è anche la testimonianza del fatto che avete anche dei momenti di approfondimento convegnistico, quindi di delle conferenze a tema storico che... collegate anche con i giochi. Adesso Andrea... Credo che sia una caratteristica, uno dei punti di forza a cui tengo tantissimo a livello personale, gli sto organizzando perlomeno dal 2012-2013, perché sono veramente... abbiamo avuto anche ospiti, oltre Andrea, anche ospiti illustri. Andrea ci ha fatto da moderatore ad un paio di conferenze del professor Brizzi. Non è un personaggio così... sono veramente momenti molto belli, perché noi appassionati di giochi di simulazione da tavolo, di simulazione storica, è chiaro che io, ma Riccardo sicuramente come sottoscritto, quando giochiamo un qualunque titolo sui nostri tavoli, probabilmente a fianco abbiamo il libro o più libri adatti alla battaglia o l'ambientazione che riguarda il gioco che stiamo giocando. Quindi avere conferenze, un relatore di un certo prestigio che ci racconta come combattevano i romani contro Annibale e viceversa, insomma è stato veramente bello e lo rifaremo. È già in programma anche per il prossimo anno. Tra l'altro coglievo lo spunto di Riccardo, che diceva che nel libro tu hai fatto confluire la passione del gioco e la passione rievocativa. Aggiungiamo anche la ricerca, perché poi tu sei andato... Sì. Anche per archivi, proprio nel cuore a questo punto. Allora, direi... intanto il libro, a differenza dell'edizione del 2004, è stato strutturato in maniera leggermente diversa, nel senso che è rimasta identica alla prima parte, dove io faccio una breve introduzione sul periodo medievale, in particolare sui divertimenti che venivano, come dire, utilizzati non tanto da bambino o da, diciamo, ma dagli adulti in questo periodo. Quindi c'è una prima introduzione per arrivare poi a come è nato il fenomeno del gioco d'azzardo in quegli anni, quindi parliamo del 1200 fino a quasi 1400, e soprattutto arrivare al fenomeno della baratteria, che poi è il tipo di rievocazione che noi mettiamo in atto come gruppo. In questa prima parte, oltre a dei cenni storici sui vari giochi, in particolare gli scacchi, il gioco delle tavole, eccetera,
e il tablut e quant'altro, e ho fatto un inciso appunto su quello che sono riuscito a fare di mio, veramente come piccolissima ricerca storica per questo lavoro. E cosa è successo? Ho avuto modo di entrare negli archivi, nell'archivio storico di San Marino e toccare con mano, ancora mi ricordo l'emozione, perché è stato veramente bello, i nostri statuti sammarinesi, quindi le nostre leggi, le nostre norme, che erano il primo era del 1300, e nel 300 fino a tutti i 1500. E in questi statuti siamo andati a cercare con il direttore dell'archivio appunto tracce, oltre che delle baratterie, anche se c'erano norme sul gioco d'azzardo, sul divieto di gioco d'azzardo a San Marino. E le abbiamo trovate. Quindi anche a San Marino, comunità molto piccola all'epoca, veramente piccola come numero, questo fenomeno era sentito, quindi avevano sentito la necessità di vietare anche nel nostro territorio questo gioco d'azzardo. Poi ho fatto ricerche anche nelle zone limitrofe a San Marino, quindi in primis Rimini e poi, come diceva Riccardo l'altra sera, sono città, nomi che probabilmente voi non conoscete, però le città vicinissime come Verucchio, Sant'Arcangelo, Longiano, eccetera, e in particolare Rimini, insomma, nei loro statuti e quant'altro ci sono, soprattutto a San Leo, che è la comunità medievale più vicina e simile a San Marino, ci sono tracce di questi divieti, come decreti del Montefeltro che appunto citano i dadi, citano i giochi delle tavole, insomma, in particolare il divieto del gioco d'azzardo. È stata una cosa molto interessante e molto bella. In aggiunta all'epoca, il direttore dell'archivio storico, per mia grossa fortuna, stava completando uno studio, una ricerca sua, su alcune sentenze del Tribunale degli anni 1350-1400 sammarinesi, e siamo andati a pizzicare sei o sette di queste sentenze che appunto trattavano di punizioni per individui beccati a giocare d'azzardo a San Marino. Quindi è stata una cosa molto molto interessante che ho riportato nel libro, insomma, in maniera molto breve, però questa è un po' la ricerca vera storica che abbiamo fatto nel 2004 su questo fenomeno a San Marino. Ma era, ripeto, se voi calcolate che da studi nostri qui del territorio, all'epoca, parliamo del 1200-1300, si parlava di 250-300 focolari presenti a San Marino, quindi circa 300 famiglie. Se noi vogliamo anche pensare a 3-4 membri a famiglia, c'erano più o meno un migliaio di persone a San Marino. Quindi con un migliaio di persone sentire la necessità di vietare il gioco d'azzardo, era probabile che ci fossero eventi, e si parla di un famoso mercato che si teneva qui a San Marino, dove confluivano anche visitatori, insomma, dalle zone limitrofe. Quindi significa che sentivano il problema di queste risse, di queste sommosse che potevano avvenire grazie al gioco d'azzardo. È stato molto, molto interessante, molto bello, molto bello. Riccardo? Sì, io volevo farti una domanda, Giancarlo, perché proprio in parte ne abbiamo un pochino già parlato, però vorrei un pochino focalizzarmi, appunto, visto anche il contesto di cui stiamo parlando stasera. Rimanendo proprio sulla rievocazione storica, perché tanto si è detto di quella che è la public history, quella che è la living history, si è fatta anche un pochino di confusione tra questi due momenti. Molto spesso noi vediamo un po' un certo atteggiamento, diciamo così, un pochino di alle volte io posso anche esagerare dicendo un po' di sufficienza, ma di un po' così di poca attenzione da parte del mondo accademico quando noi andiamo a parlare della ricerca storica per quello che riguarda il gioco. Forse c'è un po' uno scotto culturale da pagare quando noi parliamo di gioco e di gioco nella storia. Però in questo senso la tua esperienza è molto importante, perché la rievocazione storica e il gioco all'interno della rievocazione storica, cioè l'attività ludica all'interno della rievocazione storica, non parlo del gioco di simulazione, dei wargame che noi conosciamo benissimo, ma proprio del fatto di vedere i giochi antichi, che è l'oggetto del tuo libro. Beh, da questo punto di vista la Living History sta facendo veramente tanto. Poi, per carità, ci sono anche casi, io adesso non so se si vede, ho qui davanti un pezzettino di un gioco che si chiama Pax Pamir, che è molto molto bello,
Ecco, questo è Capitanus e Defensor che sto vedendo qui. Questo gioco Pax Pamir in particolare è molto bello perché voi lo giocate, è un gioco sull'Afghanistan di metà 800, voi lo giocate su di un tabellone che in realtà è un pezzo di tessuto e quindi vi sentite a vostra volta con questi pezzi un po' artigianali, un po' particolari, sembra che stiate giocando effettivamente un gioco della tradizione, quindi come può essere un gioco medievale con un tabellone di legno piuttosto che con un quadrato di cuoio, dei dadi che vengono tirati così, dei dadi un po' irregolari. Io nella mia collezione ho, in queste rievocazioni ovviamente ho acquistato dei dadi fatti alla medievale che non sono regolari come quelli attuali, ma che sono un po' così, appunto un po' irregolari. Ecco, allora la mia domanda è questa, arrivando a tutto questo. Secondo te, con questa rinnovata attenzione che c'è nel mondo della living history, della rievocazione e di tutto questo ambiente, di questi eventi pubblici, il gioco e poi appunto anche con opere che sono come quelle del tuo libro, come quelle appunto con opere più approfondite, il gioco può riproporsi come strumento di indagine storica? Cioè noi possiamo utilizzare effettivamente il gioco, un'analisi sul gioco medievale, sulla società, su come la società vedeva questo fenomeno del gioco, questo fenomeno ludico e come lo trattava? Possiamo utilizzare il gioco come una lente attraverso la quale fare anche ricerca storica, tra virgolette, dimetto molto, tra virgolette, seria, ossia come strumento utile e relativamente poco esplorato per fare ricerca accademica sui periodi storici? Ma guarda, ti rispondo subito, assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda il tipo di rievocazione che mettiamo, che organizziamo noi come gruppo dei barattieri, no? Noi siamo i barattieri, ancora non li abbiamo citati, ma questo è il nome del nostro gruppo quando siamo in costume medievale. Per quanto riguarda la teoria del nostro gruppo, appunto presa assolutamente a parte i tavolieri riprodotti, la stragrande maggioranza, da questo ormai famoso libro di Alfonso X, ma ci sono stati bellissimi studi negli ultimi anni da parte della Fondazione Benetton, in particolare il professor Ortalli. Tra l'altro è stato molto ospite nel 2005 quando organizzai una giornata di studio che a San Marino avevamo chiamata Storica 2005, se ricordo bene. E lui, proprio in occasione del mio libro, aveva raccontato i suoi studi personali su questo fenomeno. Soltanto qualche anno fa, io in questa edizione ho preso degli spunti aggiornando appunto il mio modesto testo, ha scritto proprio un libricino, Ed del Mulino, sui barattieri, ma non tanto sul fenomeno dei barattieri, ma ha fatto proprio una ricerca veramente approfondita, molto molto bella, su quello che era il fenomeno d'azzardo nato in quegli anni e che tuttora ci portiamo ai giorni nostri. Quindi c'è tutta una linea, no? Cioè una strada unica che porta fino ai nostri e che parte più o meno da quel periodo lì. Quindi è assolutamente sì, rispondo alla domanda, sì, si può fare una bella ricerca in questo caso e capire anche il gioco che facciamo oggi. Fra l'altro, per, se vogliamo anche, come dire, fare un confronto forse non molto, permettetemi questo, cioè lo stesso Alfonso X nel suo libro, nel suo codice dei giochi, a sua volta fece una ricerca storica notevole, perché il libro ci permette ancora oggi di capire come, non solo a cosa giocavano e come giocavano la popolazione spagnola, ma alla fine europea, quindi anche italiana, grosso modo, insomma, era una cosa chiaramente che c'era anche in Italia, e il fenomeno della baratteria era molto diffuso in Italia, fra l'altro. E lui fece già una ricerca storica, e nel libro è molto chiaro la differenza fra i tipi di giochi che lui tratta nel libro e addirittura il tipo di giocatore che giocava i tipi di gioco. Perché il libro, adesso Maurizio poco fa citava appunto no, anche le opere musicali di Alfonso, e quindi conoscerete il libro, perlomeno l'avrete visto online. Adesso, fra l'altro, un editore spagnolo ha ripubblicato un'edizione integrale nel 2007, io ne ho una copia molto bella. E dicevo, oltre al testo che è importantissimo in quel libro, e dove noi siamo riusciti
a leggere qualcosa, grazie invece all'opera di quel docente romano di cui parlavo poco fa, Paolo Canettieri. E Alfonso X non solo nel testo tratta numerosi giochi, ma ci sono oltre 150 miniature bellissime a colori che la dicono lunga su chi giocava quel tipo di giochi. Quindi, come spiegavo in altra sede, che ne so, l'immagine che ritrae dei giocatori con i dadi in mano è assolutamente diversa dall'immagine di alcuni nobili che invece giocano a scacchi o al massimo al gioco delle tavole. Quindi c'è proprio la filosofia diversa, la filosofia alfonsina, no? Quindi la contrapposizione, sì, tra la fortuna, la sapienza con la mediazione delle tavole, eccetera, eccetera. In questo monoletto l'abbiamo riportato, quindi ho riprodotto diversi tavolieri che poi ad Alfonso X mi piacevano in particolare. Dal lato anche del giocatore, del wargamer, se vogliamo, sì, è stato modernissimo perché aveva già fatto il regolamento illustrato con le figure, se vogliamo usare. Dicevo con i diagrammi. Dicevo con Riccardo sul suo blog, praticamente ha fatto il setup, cioè il piazzamento sì, esatto, dal punto di vista grafico, che non era una cosa da poco, insomma. Player aid. Devo dire che io Alfonso X, io sono ispanofilo, Alfonso X lo conoscevo per le Cantigas de Santa Maria, perché in alcune feste medievali, eventi medievali, abbiamo sentito dei gruppi che le rifacevano dal vivo, è sempre splendido. Il libro del Siete Partidas, quindi l'opera legislativa, la promozione dell'Università di Salamanca e della cultura in generale, ma non conoscevo il libro di giochi, e tra l'altro, cioè, è una figura che anche in Italia ha avuto la sua influenza. Si è candidato, cioè, è stato candidato imperatore, era diventato un punto di riferimento per i ghibellini, prima Zerino da Romano, poi il marchese di Monferrato. Quindi forse anche in Italia andrebbe un attimino rivisto. Poi suo fratello era venuto, aveva avuto a che fare con Carlo D'Angioia, era diventato senatore di Roma, magari col pretesto di partire dal libro dei Juegos, dal libro dei Juegos che hai inserito tu nel tuo volume, potrebbe essere un'occasione per riscoprire anche questa figura che, mio modesto parere, adesso mi attirerò l'odio di tutti gli slevofili, secondo me non ha niente da invidiare a Federico II, ma non solo perché ha avuto 50 anni di regno invece che 30, ma in fondo lo accomuna un po' la sua capacità di rapportarsi in modo pragmatico con l'altro islamico, no? Quindi, ah sì, cioè ci combatto perché lui porta avanti la Reconquista, ma prendo quello della cultura che trovo che possa fare al caso mio, come fece Federico II, che combatte i musulmani in Sicilia, ma poi stringe relazioni con altre realtà e se ne serve. Quindi mi ha anche aperto questa cosa dei giochi di Alfonso X, che è veramente un uomo di poliutropo, un uomo di multiforme ingegno, anche lui. Per cui grazie anche Giancarlo per questa ulteriore sfaccettatura. Tra l'altro, in quelle miniature che citavo ci sono diverse immagini con musulmani, appunto templari, ci sono donne, uomini di chi, insomma, tutto il tipo di civiltà che lui conosceva è rappresentato nelle immagini, e li fa giocare tutti, quindi insomma abbatte le barriere, il gioco abbatte le barriere. La ricerca dell'allegria, come la chiamava lui, insomma. Essere felici in un mondo che forse era un pochino meno felice. Riccardo, hai sorpresa per noi? No, guarda, ma in realtà poi, appunto, ritornando un po', questo Benedetto Alfonso che gira da tutte le parti, a parte il fatto che Ghibellini ha avuto un sacco di gente che loro speravano, è il grande, è l'imperatore, ogni tanto ne arriva qualcuno, è una cosa molto bella leggere la storia medievale, perché ogni tanto arriva l'ultima grande star dei Ghibellini, tutti apprezzano Enrico lui. VII, Ludovico il Bavaro. Sì, e generalmente prendono delle sveglie terrificanti alla fine. Non si fece più nulla, come direbbe Dante. Sì, fine, no? Però sono tutte persone meravigliose, di cui tu anche tu veramente saresti morto per queste persone, perché veramente sono meravigliose, appunto. Federico, non esageriamo, quello che volete, però veramente no, ma però sono delle persone che veramente ti trascinano,
Io però appunto volevo ripartire anche da questa cosa di Alfonso, perché allora prima, quando abbiamo parlato dell'utilizzo del gioco anche come strumento di indagine storica, ed è molto interessante che lo stesso Alfonso di nuovo ci faccia quasi una specie di storia antropologica o di antropologia storica a partire dal gioco, è molto interessante, perché è tipo 500-600 anni prima di tutta quanta questa scuola storica. Io mi riferivo soprattutto ai lavori di un altro caro amico comune con Giancarlo, che è Andrea Angiolino, che ha molto lavorato su questo discorso dell'utilizzo del gioco come forma di interpretazione e di comunicazione con delle società del passato, con dei modi di vedere il mondo del passato, come con dei momenti della storia. Però Alfonso è perfetto perché, come tutti quanti questi grandi fenomeni ghibellini, è un momento di passaggio meraviglioso. Mi permette anche lui di passare ad un altro amico, che è Emiliano Sciarra, che ha realizzato questo libro qua, che io consiglio a tutti, visto che siamo in serata di libri, che è Il simbolismo dei giochi, che è molto bello, che è quasi una storia storica, scusatemi, una storia simbolica del gioco, cioè di come il gioco nel corso dei secoli ha saputo rappresentare qualcosa di più rispetto al semplice momento ludico. Quindi ci sono anche divagazioni sulla filosofia, in parte anche sull'esoterismo, c'è tutta una parte sulla simbologia interna degli scacchi, di quel grande mondo che è il cosiddetto filetto, cioè il tris, che noi vediamo, abbiamo chiaramente in mente, il gioco quello delle tre cinte, che però è importante anche per il discorso medievale, perché noi troviamo questo gioco a tre su molte cattedrali, non a caso templari o cistercensi, che più o meno lo sappiamo è quasi la stessa cosa. Però attenzione, sono dei tabelloni da gioco che non sono orizzontali, quindi non sono fatti per essere giocati, sono dei tabelloni di gioco che sono fatti sulle pareti, quindi sono fatti per essere solo visti. E quindi è un discorso del gioco che si alza dal semplice momento ludico e vuole rappresentare qualcos'altro. In questo Emiliano ci fa un discorso meraviglioso nel suo libro, e effettivamente un'altra opera come quella di Giancarlo, che va ad esplorare il gioco nel Medioevo, effettivamente ci aiuta anche a capire qual è questo valore simbolico che è presente nel gioco medievale, perché il Medioevo è un periodo in cui qualsiasi cosa è simbolica, cioè tutto un po' messo insieme, quindi qualsiasi cosa ha un suo valore, qualsiasi cosa ha sia un piano materiale che qualcos'altro di più. E veramente questo è uno dei grandi elementi di fascinazione di questo periodo. Quindi noi parliamo di Alfonso il Saggio, che mette queste illustrazioni con i templari che giocano a scacchi. Poi uno va a leggersi la regola templare, la regola 317, che dice che i templari non possono giocare a scacchi. Che cosa sta succedendo? Poi vede nelle tavole di Alfonso il Saggio una tavola in cui un templare e un musulmano giocano a scacchi in pieno momento di reconquista spagnola. Cioè, immaginatevi, io la butto veramente lì, veramente molto moderna, un soldato americano che gioca con un talebano ad un war game. Quello è l'effetto che fa quella tavola in un contesto afghano. Quello è l'effetto che fa quella tavola di Alfonso il Saggio, quando i contemporanei vedono quella tavola, e addirittura è un re che gliela fa. Quindi non è qualcosa da poco, è un'autorità, è un discorso politico, un discorso molto serio. Quindi, di nuovo, qui il simbolismo si lega al momento politico, il gioco fa da canale perché è un momento quotidiano, quindi, che però porta il simbolismo, e quindi anche all'interno delle case, dell'esperienza delle persone, è un discorso politico, sociale. Come vedete, le possibilità di indagine sono veramente tante. Allora, io volevo chiedere a Giancarlo se all'interno di quest'opera, o se hai in animo, in momenti di approfondimento successivo, un po' se lui ha trattato un po', ha trovato un po' dei segni anche di questo rapporto un po' con il simbolismo, con la religione, con qualcosa, con un piano un po' più alto rispetto, non direi più alto, un piano diverso rispetto a quello,
del semplice gioco, perché è un discorso che quando andiamo a parlare di Medioevo, effettivamente, con tutte le cautele del caso, non può mancare. Tu hai trovato degli aspetti di questo senso nella tua, di questo tipo nella tua ricerca, qualche discorso di utilizzo di simboli o di piani ulteriori? Dunque, se parliamo del libro di Alfonso X, in realtà la risposta te la dà lo stesso Alfonso X, perché la struttura del libro è particolarissima. Cioè, adesso io non è che ho fatto uno studio approfondito del libro di Alfonso per poter fare quello che ho fatto nel mio manuale, perché in realtà il mio manuale non è altro che prendere quei regolamenti e quei piazzamenti, quei setup, quei piazzamenti iniziali, no, che si possono vedere nelle miniature, così come li aveva tradotti appunto Canettieri nel suo primo libro che io ho fra le mani nel 2000, adesso qui è pubblicato online, quindi si trova tranquillamente anche online il suo lavoro, e quindi prendere quei regolamenti e ricostruire i tavolieri, provarli con il gruppo e presentarli giocandoli. Attenzione, ad esempio un lavoro che abbiamo fatto noi come gruppo, e questo ci tengo molto anche a dirlo, è quello di giocarli sul serio questi giochi. Probabilmente in certi casi abbiamo avuto anche noi difficoltà a capire certe regole. Ci sono stati un paio di scenari, soprattutto sul gioco delle tavole, e quindi questi giochi di mediazione fra gli scacchi, no? Pura sapienza e i dadi, pura fortuna, che erano veramente poco chiari. Li abbiamo adattati noi, nel senso che altrimenti non si giocavano neppure. C'è un gioco per quattro persone con gli scacchi, che è assolutamente un gioco d'azzardo, che sembrava avesse addirittura un posizionamento sbagliato. Poi dopo, giocando e rigiocando, ci siamo accorti che poteva anche essere accettato. Noi ho proposto anche una variante, tra l'altro, nel manuale. È proprio il posizionamento di un alfiere rispetto al cavallo, eccetera, eccetera, senza entrare in particolari. Però la risposta che tu, cioè la domanda che tu mi fai, la rivolgiamo direttamente a Alfonso X, cioè lui nella sua struttura del libro ha tutta una serie di simbologie, di corrispondenze molto molto interessanti. Cioè, lui è chiaro che sentiva questo problema, questo fenomeno, e l'ha intrecciato veramente tanto già nel suo lavoro, perché ai tre giochi principali dedica il maggior numero di tavole, di fogli, di testo, di miniature che ci sono nel libro, alle varianti di scacchi, degli alcherche e delle, addirittura nell'ultima parte astrologica, quindi parte arriva anche al gioco astrologico, che io non ho riprodotto, tra l'altro. È dedicato meno spazio e meno numero di giochi, diciamo. Quindi c'è tutta una serie di corrispondenze molto importanti. Per citarvele, così non le sbaglio, perché lo stesso Canettieri le citava all'epoca. Lui dice: agli scacchi, faccio degli esempi, sono dedicati 8 fascicoli e 64 fogli per richiamare la scacchiera. Questa è già una corrispondenza interessante. Ai tre giochi principali e fondamentali sono riservati 10 fascicoli, a intendere il numero perfetto in cui si inserisce una triade. Poi c'è tutto il discorso sulle sezioni astrologiche e il gioco delle quattro stagioni. Quindi quello che tu cerchi, ce lo dice già Alfonso X, insomma, questa cosa che tu stavi chiedendo al sottoscritto. Insomma. Giancarlo, scusami, mi ricorda alcuni discorsi, alcune indagini che sono state fatte sulle numerologie interne alle cantiche dantesche. Cioè sono stati fatti diversi studi di indagini numerologiche sul numero dei versi e sulla durata dei canti. Cioè, questa è una linea continua che attraversa tutto l'ambito medievale. Esatto. Però insomma le corrispondenze che cerchiamo sono già insite in quello che scriveva lui nella prefazione del suo libro. Insomma. Ecco, vediamo, visto che abbiamo parlato di cosa c'è nascosto dentro il libro di Alfonso X, ma parliamo di cosa c'è nascosto nella tasca magica in terza di copertina del libro, che c'era già nella prima edizione, perché io me lo ricordo, ce l'ho, e quando ho estratto dalla tasca ho detto: ma cos'è questo? Allora, e cosa c'è? È il tesoretto, in realtà, come dicevo nella trasmissione con Riccardo, lo potremmo definire un libro gioco, perché credo che sia questo uno dei punti di forza. Allora, già nella prima edizione c'erano due fogli ripiegati con quattro tavolieri, che sono raffigurazioni, secondo me, molto belle, veramente molto belle. Hai una copia da farci vedere? Allora, adesso ve la faccio vedere qua. Questo solo per far vedere la fine, ecco.
si vede? Sono bellissime. Questa, ad esempio, è la versione degli scacchi aumentati. Molto aumentati. Come? Molto aumentati. Molto aumentati. Queste sono le varie pedine, eccetera. Questi sono giochi che non si conoscono. Questi sono i due vecchi fogli, quindi i quattro. Questo, ad esempio, è il gioco delle tavole ed è praticamente l'antenato del backgammon. Sì. Questa è la versione per quattro giocatori. E in questa edizione ho inserito anche un paio di giochi che da qualche anno presentiamo durante le nostre rievocazioni medievali. Non c'entrano nulla con il libro di Alfonso X, sono comunque giochi anche più vecchi, però li sono conosciuti, erano comunque anche medievali, li abbiamo voluti mettere. Questo, ad esempio, è il gioco delle volpe e delle oche, e questo è bellissimo. Questo è della famiglia dei Taff, questi qua sono i giochi dei vichinghi. Questo è veramente molto Lena Fafl, sì. Questo è molto molto bello. Quindi diciamo che questo divertimento ha attraversato i secoli e ancora oggi chi vuole può cimentarsi. Sì, voi sì, vi riproponete questi giochi alle vostre anche momenti rievocativi? Ma noi siamo, diciamo così, conosciuti soprattutto per quello. Dunque, noi offriamo anche di più, volendo, perché quando noi ci presentiamo come gruppo, se l'organizzazione ha lo spazio adatto, se ha una manifestazione adatta, possiamo fare anche delle piccole conferenze dove appunto spieghiamo in maniera molto più semplice il fenomeno appunto della barateria e quindi del gioco d'azzardo che noi mettiamo insieme, diciamo così. E abbiamo riprodotto, in particolare ho riprodotto io quasi tutti, abbiamo 15-20 tavolieri, che sono tutti questi giochi appunto del libro di Alfonso X in più altri, e noi non solo giochiamo fra di noi, ma facciamo giocare i visitatori occasionali, quindi spieghiamo le regole, spieghiamo anche la storia e quant'altro, insomma. Di solito abbiamo successo, insomma, ecco, quindi la nostra rievocazione consiste in questo. E quindi è una cosa molto interessante, molto bella, insomma. Si può Giuseppe, considerare sì. anche qualcosa di originale nell'ambito rievocativo, perché in genere la stragrande maggioranza dei gruppi di rievocazione storica duellano, tirano frecce. Qualcuno si spinge a mettere in Cucinare. campo la cucina o banchi di artigiani, ma Un paio di strumenti musicali, dai, una cosina così, no, però. guarda, io ne ho fatti, adesso voi siete più esperti del sottoscritto in questo settore qua. Io ne ho fatte con i miei amici, abbiamo frequentato circa 60-70 manifestazioni dal 98-99 ad oggi. E ne abbiamo fatte tante in giro per l'Italia, chiaramente in primis San Marino. Abbiamo fatto, noi abbiamo fatto, abbiamo partecipato a perlomeno a due o tre rievocazioni storiche veramente interessanti, dove insomma l'attenzione al costume, al bottone, al tipo di rievocazione che uno mette in scena era veramente molto, molto precisa. Spesso e volentieri sono, come le chiamo io, dicevo poco fa, sono delle bellissime feste in costume medievale e non solo, quindi non è che si trova sempre questa. Anche noi non siamo un gruppo che è assolutamente, dal punto di vista filologico, perfetto, ci mancherebbe. C'è un gruppo qui di San Marino che è veramente attento a queste cose, infatti ha molto successo. E c'è di tutto ormai, in giro per l'Italia c'è un po' di tutto. Le feste medievali sono tantissime, quindi si può trovare di tutto. Quello che mi è dispiaciuto, me l'aspettavo, però va un po', come dire, a rovinare un po' il lavoro fatto. Quando abbiamo pubblicato il primo volume nel 2004, succederà anche adesso, chiaramente, il gruppo dei barattieri che era già attivo è stato chiaramente, come dire, copiato, no? Quindi altri mettono in scena questa cosa, credo anche fatto un pochino così, ecco, però come Sarete come la dicevo, settimana gli amichini. enigmistica, Esatto, farete pensavo. innumerevoli tentativi, del No, resto siete sempre nell'ambito dei giochi intelligenti. Manterrete dai. numerosi tentativi di imitazione, Ma noi, come innumerevoli. dico sempre, siamo stati i primi e siamo i migliori, quindi. Giuseppe, scusami una cosa, io volevo dire una cosa, magari un po' per riassumere un po' le mie impressioni quando io poi ho anche avuto modo di fare questa chiacchierata con Giancarlo. La cosa più bella di questo libro è che è qualcosa di vivo.
Cioè è qualcosa, appunto, tu giustamente hai detto, c'è la sacca delle meraviglie, no? Dalle quali tu trai fuori questi giochi. Ma questo, questo libro fa vedere quanto Giancarlo, poi anche tutto il suo gruppo di persone che ruota attorno a lui e San Marino, considerino viva assolutamente la storia, la mantengono viva attraverso, attraverso il gioco, e questo è qualcosa di fondamentale. Ma è anche il modo di Giancarlo anche di vivere altri giochi, perché ultimamente Giancarlo ha messo un bellissimo post su Facebook in cui dice: noi abbiamo tutti questi nostri bei giochi di simulazioni, bellissimo avere la collezione, però ragazzi giochiamoli, cioè facciamoli muovere. Io stesso ho il mio motto personale, chi mi segue lo sa che io dico sempre: non sono giochi se non li giochi, cioè se li tieni su di uno scaffale, il gioco è qualcosa che si deve muovere, un po' come la vita. Allora lo rigiro e dico che non è storia se non la vivi, perché leggere questo libro è veramente un atto, scrivere questo libro e poi leggerlo e poi giocarlo con questi giochi che sono alla fine, è veramente un atto di living history. Questo libro è un inno al concetto del fatto che la storia non è qualcosa che rimane all'interno di un libro, ma che noi viviamo, perché noi possiamo prendere un qualsiasi gioco. Questa è una grandissima, bellissima cosa del gioco, come il libro. Heusinger avrebbe detto che gioco e libro sono più o meno la stessa cosa. Noi possiamo giocare un gioco di 600 anni fa, leggere un libro di 600 anni fa, basta che dell'uno abbiamo le regole e dell'altro capiamo la lingua, ma il nostro impatto emotivo e soprattutto intellettuale, culturale, è assolutamente il medesimo, perché siamo sempre esseri umani. Noi, come i nostri predecessori di 600, 700, 1000, 2000, 3000 anni fa, siamo sempre esseri umani. In questo senso il gioco trascende lo spazio e il tempo. E veramente in questo senso libri come quello di Giancarlo sono fondamentali, perché ci fanno capire come questi elementi rendono la storia qualcosa di vivo, qualcosa di veramente connesso a noi. Questo è un libro che io veramente regalerei a man bassa a Natale a tutti i ragazzi, i giovani, anche sotto i 20 anni, soprattutto sotto i 20 anni, per farli appassionare a questo, sia a questa cosa bellissima che il gioco e a quest'altra cosa bellissima che è la storia, perché questo è un libro che fa incontrare due cose veramente belle. È veramente un'operazione che nel nostro paese non tantissimo si fa, si stanno sempre più facendo ed è una cosa molto bella, ma veramente questa è una grande occasione. E io non lo dico perché è un amico Giancarlo, ma perché veramente sono rimasto veramente molto colpito da questo progetto, da quest'opera, e cose come queste, secondo me, per noi che ci muoviamo nell'ambito storico e per gli appassionati, per chiunque, veramente sono veramente, l'hai definito bene, sono dei tesori, sono dei piccoli tesori. Grazie mille Riccardo, veramente parole molto molto belle, ti ringrazio. Aggiungo una cosa a questa osservazione che ha fatto Riccardo. Devo dire che quando abbiamo cominciato a studiare questi giochi, soprattutto quelli di Alfonso X, perché qual è poi il problema? Una cosa è studiarseli e raccontarli in un manuale come questo. L'altra è andare in qualunque piazza italiana in costume e cercare di coinvolgere i visitatori occasionali e farli divertire, perché poi gli organizzatori hanno anche bisogno di gruppi che facciano divertire, non soltanto appunto con il brano musicale o lo spettacolo pirotecnico, ma anche con altre cose come quelle che noi facciamo appunto come Bartini. E naturalmente vanno soprattutto, cioè noi giochiamo soprattutto con i tavolieri che sono più dinamici, che fanno più divertire, perché non sono tutti veramente... Dove voglio arrivare? Che se uno, giocando alcuni di questi titoli, di questi giochi che Alfonso X ha messo nel suo codice, si respira molta, si entra molto nell'ambientazione dell'epoca, perché alcuni sono anche molto lenti, sono giochi molto lenti, non molto dinamici, perché era un po' anche la filosofia dell'epoca, cioè quando lui ritrae, secondo me, 4, anche 6 o anche 8 giocatori attorno a quel tavoliere, dei giochi aumentati, delle tavole, così come degli scacchi, eccetera, e probabilmente c'era tutta un'ambientazione di calma, di tranquillità, un tipo di giocare non assolutamente dinamico, come invece purtroppo oggigiorno i nostri ragazzi, anche nel mondo dei wargame, vogliono assolutamente su qualunque tipo di gioco. Quindi se uno attraverso il manuale riesce a giocare,
si taglia le sue pedine, mette su qualche tavoliere, probabilmente riesce ad entrare abbastanza bene in quel periodo particolare che è sul 1200-1300. Questo sì, questo devo dire che l'ho toccato proprio con mano, insomma, quando li ho riprodotti, quando li ho giocati con i miei amici poi nelle piazze italiane, insomma. Bene, io direi che allora a questo punto ricordiamo ancora il titolo del libro che abbiamo presentato, è Giocare nel Medioevo di Giancarlo Ceccoli, pubblicato da AIEP Editore nel 2020, 128 pagine, che ovviamente invitiamo tutti ad acquistare e a regalare per Natale, perché visto che siamo sotto le feste è un modo per poterlo trascorrere senza andarsene fuori dai comuni, ma rimanendo nelle proprie abitazioni, giocando con le tavole che sono contenute nel libro. Io vi ricordo anche di seguire il nostro sito di Italia Medievale, che è www.italiamedievale.org, dove trovate tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato nell'arco di questo lungo anno bisesto, anno funesto, ma per davvero. E ringrazio davvero tantissimo tutti i nostri amici che hanno partecipato, dall'autore Giancarlo Ceccoli a Riccardo Masini, al nostro consigliere del direttivo Giancarlo Bianchi, Giuseppe, Giancarlo e Ceccoli, Ho detto Giancarlo Bianchi? Sì. È la fusione delle Tac, saluti due. Sì, Giuseppe Bianchi. Quindi grazie ancora a tutti. E ciao Riccardo, ciao Giancarlo, a presto. Saluto a tutti. Grazie a tutti, ciao. Continuiamo a giocare, che il gioco fa bene. Esatto. Di nuovo grazie a tutti. Ciao.